Carissime amiche, carissimi amici di Rossini TV dei Senza Giacca, benvenuti anche questa sera nella nostra emittente pesarese. Anche questa sera un saluto caro a tutti gli sportivi, a tutti i tifosi di calcio. La seconda puntata di Rossino Diretto. Abbiamo esordito venerdì scorso con le squadre di Torino. C'erano rappresentanti dello Juventus Club e del Torino Club. Questa sera invece abbiamo i rappresentanti delle squadre di Milano. Alla mia sinistra condurrà con me la trasmissione Marco. Buonasera a tutti. Buonasera Claudio in console a tutti. e i grandi ospiti della serata, i tifosi di Inter e Milan. Alla mia destra abbiamo Rino Rossi, alla destra di Rino Buonasera. Rossi c'è Riccardo Consani. Si capisce quali sono le squadre perché ne è difficile confondersi, vero? Credo di sì, Quindi uno è del credo Milan che e uno è sia dell'Inter. chiaro. Esatto, uno è del Milan e uno è dell'Inter. Rino, Sì. Inter Club, avevamo deciso di partire, eravamo un po' indecisi su come partire, quale club presentare. Come vogliamo andare? In ordine di classifica, in ordine di storia del club? Io volevo partire in ordine di gioventù del club, però mi hanno detto facciamo riferimento alle classifiche. Cosa ne dite? Sicuramente sì. Sì, Beh, sicuro. quindi cominciamo. Ma però facciamo la classifica del post-Covid. Giusto. Ecco, giusto. La classifica del post-Covid. Quindi, Riccardo Consani, il Milan Club di Pesaro è una realtà giovane, è una realtà nuova, è partita da pochi mesi, però già tanti iscritti, tanto movimento e ci voleva un Milan Club a Pesaro che mancava. Sì, ci mancava perché eravamo prima in via Castelfidardo con Marcello Leonardi, che purtroppo ci è venuto a mancare, era un mitico tifoso milanista. E adesso ho fatto un Milan Club nuovo l'anno scorso col presidente Bressan Alfredo e segretario Cecchini Riccardo. Stavo andando bene, mi ha fatto un bel club, una bella scaletta rossonera, tutto proprio fatta bene. Invito i tifosi milanisti a venire perché vabbè, è la Roma di caffè nella nazionale. Quanti iscritti, Riccardo? Fino adesso siamo circa una cinquantina. Adesso Una cinquantina. piano piano stiamo Beh, iniziando. più o meno Rino come l'Inter Club, giusto? Una cinquantina Sì, siamo di lì, noi siamo poco di più, circa 2002, però vabbè, iscritti. Beh, abbiamo iniziato adesso, noi come abbiamo mai? iniziato prima, va detto che abbiamo iniziato prima, quindi. Mi pare però che la squadra fra le due che abbia vinto più di recente è il Milan, non è l'Inter. Faccio rispondere a lui. In che senso di Chi è derby? che Ah, ultima partita. No, no, ultima, cioè Dopo il Covid. proprio Dopo non dopo Covid, sì. Covid, Dopo il dico Covid. trofei. Ah, come trofeo, sì, non c'è L'Inter paragone, ormai penso. il triplete dell'Inter No, 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 no. Serpente Il triplete dell'Inter l'era Mesozoica. Vivere con No, quello. no, 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 per carità. È successo 10 anni fa, fra l'altro è stato l'anno in cui noi siamo nati come Inter Club, nel senso, posso dire? Certo. Nel senso che l'Inter Club di Pesaro esisteva tanti anni, come penso il Milan Sì, Club. nel 73 era nato. Però c'è stato un momento, insomma, di stasi, praticamente per una decina di anni siamo spariti. Come Poi mai? Domanda. siamo spariti perché Per c'è i stato. risultati? Ma no, 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 beh, forse un pochettino che ha preso il teatro, ma è Anche quello. successo che proprio, diciamo, chi seguiva le vicissitudini del club, o è venuto a mancare oppure ha mollato per altri motivi. Quindi, noi piano piano siamo cresciuti quasi per caso. Abbiamo detto, va, eravamo 4-5 persone, abbiamo detto, ci vogliamo provare. E abbiamo provato, nel 2010 eravamo poco più di 120 persone. Piano piano abbiamo fatto un'escalation, che mi sta bene dire, rossiniano, no? Che ci sta anche Rossignano. con la TV. È stata una bella escalation, adesso siamo contenti e siamo un bel club. Ci tengo a dire che siamo il secondo club in Italia e il terzo club al mondo. Come numero di iscritti. Come numero di iscritti, sì. Volevo aggiungere una cosa, importante per tutti i tifosi e i nostri soci interisti. Per motivi logistici, ma anche indipendenti dalla nostra volontà, dobbiamo spostarci come sede sociale. La stiamo cercando, stiamo lavorando per voi, come ci permettiamo di dire che lo stiamo facendo spesso, e vi faremo sapere il più presto possibile quando la sede sociale sarà trovata. L'altra cosa che appunto sono iniziate le campagne di tesseramenti, quando volete sapete dove trovarci, magari contattate o me oppure il famoso Cardinali Stefano, detto Napo. Grazie, tutto qui. Praticamente mentre esatto, il Milan vinceva le Coppe dei Campioni, l'Inter Club non esisteva, poi dopo ha cominciato a vincere le Coppe l'Inter, a vincere i campionati l'Inter e non esisteva il Milan Club, giusto Sì, Riccardo? giusto, È è un questa momento la... di sì, questi ultimi 10 anni mi è stato un po' fermo. Come club, siamo un po' fermati perché purtroppo, come dicevo prima, se la squadra va, la gente c'è, se la squadra non va, la gente comincia un po'
Quindi avremo una generazione di bambini di 5, 6, 7 anni che non terranno per il Milan. Ah, sicuramente, in questo periodo qui sono tutti juventini, i bambini. Terranno tutti per la Juve. Sicuro. Pensa che roba, Quella differenza Pensa che tra roba. i tifosi del Milan, non so anche dell'Inter, ma della Juve, che i milanisti ci nasce, i juventini ci diventa. I juventini perché vinci. Ma noi, guarda, qui in studio abbiamo l'esempio di uno juventino, che è Claudio, che anzi dopo vorrà dire la sua anche sulla Juventus, che lui si nasconde da tifoso della Juve, non ha il coraggio di dirlo. Ci proprio è mezzo mimetizzato Vai, vai, con la maglia nerazzurra, quindi influenzato per famiglia, diciamo. influenzato dalla famiglia. A proposito di famiglia, Marco, cominciamo a entrare nel vivo della trasmissione, cominciamo a entrare nel vivo proprio dell'attualità, della massima attualità. Io ti vedo già con un foglio in mano, mi sembra il pubblico ministero, pronto ad attaccare Il la PM. sua arringa e quindi il PM. Il PM. Con chi ce Allora, l'hai questa sera? ce l'ho con Marcello Conte o Antonio Lippi? Rino, come vuoi che lo battezziamo il nostro Ah, allenatore? per me lo puoi chiamare tutti i modi, tanto sono d'accordo con te. Io purtroppo non so cosa vuoi dire, ma penso di essere d'accordo con te. Chiamiamolo Allora, pure Marcello Conte. Marcello Conte, Ecco. esatto. Io è il primo imputato che metto sul banco. Uno scempio le ultime partite dopo il Covid, un'escalation di errori consumati dirigendo la squadra dalla panchina, e una gestione delle partite per le quali rimpiangiamo nettamente Lucianino Spalletti. Con il problema che Marcello Conte o Antonio Lippi è anche più antipatico e prende il triplo dello stipendio, perché ricordiamoci che viaggia a 1 milione al mese. Rino, tu per arrivare a 1 milione al mese, Riccardo, quanto ci metti? Di lire, Di lire, no, no, di lire, di euro. Mamma mia, non ci Comunque, avrò mai. andiamo avanti. Il crollo fisico è evidente, ma ragazzi, si è visto questo crollo fisico a partire già da dicembre, ma questo ormai è cronico nell'Inter, che quando arriva la prospettiva del panettone, se non quella dell'Immacolata, guarda caso l'Inter è già sazia, sazia di vittorie, sazia di non so che cosa e crolla. Questo a prescindere da Conte, lo abbiamo visto già dai tempi di Mazzarri, di Stramaccioni, del Mancini bis. Rino, se sbaglio, correggimi. E Purtroppo siamo arrivati hai anche a Spalletti, perché o ragione. Purtroppo bene o hai ragione. male a dicembre non riusciamo più a tenere il passo delle grandi. Si è dimostrato autoritario. Non si è dimostrato autoritario perché il rigore non fatto battere da Lukaku contro il Bologna ancora grida vendetta. Tu non permetti a Lukaku di lasciare di battere il calcio di rigore a Martinez, il quale, ma ci ritorniamo dopo, è con la testa in un'altra destinazione. Non ultimo le dichiarazioni di ieri che mi hanno fatto montare la bile e purtroppo mi sono addormentato alle 2 di notte. Le partite già terminano tardi, in più ci si mette questo a blaterare fino a mezzanotte, mezzanotte e mezza, e tu non mi puoi dire che l'Inter manca di esperienza quando in campo c'hai Young, Borja Valero, Candreva, Godin, Sanchez, Rino, sono tutti millennials questi qui o mi sono perso qualcosa? Sono Sono dei ragazzi, ragazzi, sono dei esatto. ragazzi. Non mi puoi venire a dire a fine anno faremo le considerazioni con la società. A fine anno? Uno, c'hai ancora un'Europa League da affrontare col Getafe, che non mi sembra il Real Madrid, anche se è una squadra di Madrid, Antonio. Due, il campionato va onorato, hai ancora 21 punti da assegnare. Qui noi siamo a 14 punti di distacco dalla quinta in classifica. Se continuiamo di questo passo, io ho una gran paura che No, no, non dire così, dai, però, dai, arrivino. no, dai. A Questo proposito, non è scusa esagerabile. Riccardo, ci sono stati i sorteggi di Europa League. Voi con chi giocate? Noi stanno lasciando perdere. Domanda trabocchetta. Quindi provoca anche gli avvocati. Oltre che arringare, provoca anche gli avvocati. L'Inter Quindi. comunque contro Leverkusen o Rangers, sai. Perfetto. Contro Ma Leverkusen tanto non e si passa col Getafe, Rangers. quindi. Ecco. Voi invece
dovete affrontare il Lione, che non è una... Quindi siamo già fuori, ovviamente. Ecco, quindi... E poi no, ci sarà già... Lione, Manchester City. Mani avanti, mani avanti. L'ultima cosa, poi chiudo la ringa, okay. E Rino ribatterà anche Riccardo, mi auguro. Abbiamo un gioco accentrato soltanto su un personaggio. Palla lunga a Lukaku, sì, spalle alla porta e deve fare le sponde. E poi mi dico, Rino, perché l'ha cambiato ieri? Era stanco, era faticato e poi aveva un leggero risentimento. Aveva un leggero risentimento, forse ha fatto anche bene, non so. C'è fatica, è fatica di in quei momenti lì. Però sostanzialmente hai detto le cose giuste. Abbiamo perso 20 punti da situazioni di svantaggio, quindi di vantaggio. Di vantaggio. Sono tantissimi, tantissimi. Troppi. Ma perché, allora, un suggerimento, perché l'Inter non compra anche il Lukaku della Lazio, Marco? No, l'Inter, a me ce lo vedrei invece... Se apri il mercato, Hakimi è un ottimo acquisto, ma adesso certo. Già vuoi parlare dell'Inter del futuro, io ancora sto, ho la bile da ieri sera, troppo avanti. Io mi prenderei Amrabat, che è un signor giocatore, dal Verona, purtroppo è già stato acquistato dalla Fiorentina, ma quello è un signor giocatore, Rino, che nel nostro centrocampo, in cui gioca Gagliardini, Nonno Valero, Brozovic, purtroppo, perché i due più forti, Barella e Sensi, fanno una partita sì e 78 no, Amrabat ci avrebbe fatto comodo. Sono perfettamente d'accordo. Anche ieri si è visto che, non so come fa, corso ma perché fino... gli allenatori della Juve, sai, per quello che... Oh, ecco, purtroppo chiudiamo la ringa. Chiudiamo la ringa. Mi ha giustamente stuzzicato. Gli allenatori dalla Juventus sulla panchina dell'Inter non possono coesistere, non possono funzionare. Rino, funzionò soltanto il buon vecchio Trapattoni, esatto. Ma stiamo parlando del Paleozoico, se non del Mesozoico, ma Gasperini, Marcello Conte o Antonio Lippi, ragazzi, non vanno bene. Poi, scusate, non avete solo gli allenatori, Rino, avete anche Marotta, contentissimo di essere interista. Sì, contentissimo, no? Non so per quale motivo, forse siamo meno contenti noi, però sembra un buon, come ti posso dire, come uomo mercato, come professionista, sembra un'ottima persona, però io per Marotta sinceramente sono favorevole, io personalmente, però molti interisti non la vedono bene, non so cosa dire, però la disamina che ha fatto lui... Inseriamoci sulla disamina, sulla ringa di Marco, quindi tu come la vedi quest'Inter? Sei d'accordo con lui in linea di massima? In linea di massima sono d'accordo con lui, io tengo un piccolo... mando ogni tanto sui social, scrivo la fine di ogni partita, faccio un piccolo disamina sulle partite e se qualcuno di voi le lette non so, però io le leggo sempre, sono molto ottimista io quando, infatti ricevo tante di quelle ingiurie, cioè di quei... voglio essere ottimista perché al contrario di quello che diceva lui, nel senso che lui ha detto, noi al contrario del Milan Club, nonostante l'Inter negli ultimi 10 anni non sia andato particolarmente bene, dopo il triplete, sì. La prima maglia che ho trovato. Maglietta di Xavi Arzanetti, sì. Firmata. Falla vedere. Tengo a dirlo. E cioè, dopo il triplete noi nonostante siamo inversamente proporzionali, nonostante l'Inter non vada particolarmente bene, noi abbiamo avuto una crescita esponenziale, veramente, quindi bella come fuoco. Mi piace molto. Bella, Molto bella. Complimenti alla regia. E siamo in versione proporzionale, appunto, come dicevo prima, siamo arrivati a 2200, quindi l'Inter è, come ti posso dire, il tifoso interista comunque sia è un grande critico, come ho visto Cadeddu che le ha dette tante, però nello stesso tempo è una fede, quindi l'Inter si ama, c'è poco da è una fede, pazza, hai ragione Rino, è una fede, ieri quindi... sera che, ieri ragazzi, sera ma, scusa ma scusa che pazza Inter, le avete tolto anche l'inno pazza Inter, e quello è stato sempre un Juventino, sempre Juventino che è Marcello Conte che ha fatto togliere l'inno, vabbè, a me piaceva un bel po', esatto, però... era il più bello, ma era bello. Quello che hai detto è assolutamente la verità, l'Inter è una fede e una malattia, esatto. Lo Juventino, non me ne vogliano gli amici bianconeri, non è che torna a casa alle 21.45 di un giovedì 7-8 luglio, non mi ricordo neanche quando era ieri, per vedersi la Juventus.
pur essendo in vetta alla classifica, sì, Riccardo, sì, sì. E dovendo godere di questi successi, l'interista lo fa. Lo fa. Beh, non può fare a meno di vedersi partite insignificanti, imbufalirsi, incazzarsi fino a due notte. Però è così. Vero, però permettetevi, interista fa rima con masochista. Sei un po' cattivo, però dai, in piccola parte ci può anche stare, dai, te la faccio passare. No dai, sì, siamo un po' masochisti, non c'è niente da fare. Eriksen è masochista, Rino? Eriksen, domanda riserva? No, No, parliamo anche di Eriksen, perché qualcuno l'ha definito il pianista. No, Eriksen per me è il pianista del Titanic, no, non il pianista. Sì, sì. Eriksen è il giardiniere della Pinetina, no? Esatto. Perché sapete che ha passato il lockdown alla Pinetina, negli appartamenti della Pinetina, quindi allora, non sapeva dove andare. Se fosse stato forte, rispondimi a questa domanda, sì. Se fosse stato forte, con lui ne discutiamo a casa di continuo, ma tu pensi che il Tottenham lo avesse lasciato andare per quella cifra? Dammi altri nomi di giocatori che lasciano la Premier League forti per arrivare in Serie A. Chi? Allora. Moses e Young. Moses e Young, esatto. Sono sempre da noi. Esatto. Marco, tu sei talmente preso dalla tua foga interista che addirittura mi sbagli i verbi, e quindi è un avrebbe, non un avesse. Cosa ho detto? Esatto, appunto, non te ne sei neanche reso, non te ne sei neanche reso conto, quindi hai proprio sbagliato. Comunque è un grande Marco, ti voglio così. Marco, ma lui è sempre così. Voi non lo, forse non lo conoscete. No, così in questa veste qui no, lo conosco, però, sempre... no, però mi piace. Interista arrabbiato. Purtroppo c'ha ragione. Eriksen, comunque, posso dire solo un flash. Comunque, sì, ha fatto una finale di Champions. Voglio dire, non è un giocatore scarso, però, come diceva lui, il Tottenham non lascia andare via un giocatore se è veramente di un altro livello. No, probabilmente va anche inserito in un altro modo, non lo so, faccio fatica a dirlo perché io non l'avrei preso, ma l'hanno preso, può darsi che comunque lo diano via, può darsi che ci siano magari buone possibilità. Rino, magari lo danno al Milan, saresti contento? A chi? Se no. Come no? No, lascialo là. E loro c'hanno Çalhanoğlu. Çalhanoğlu, Eriksen. C'hanno i turchi loro. I turchi, dai. Piuttosto, adesso è mamma li turchi. Questo periodo qui sta giocando bene, fa i gol, fa gioco. E... Rino, ma questo Milan fa sognare. A chi? A loro? Esatto, sì. Siamo partiti bene, dopo il Covid siamo partiti bene. Con Ibra che ci fa da spogliatore, ci fa tutto, perché proprio è la persona, la sua presenza già da... Anche se non tocca un pallone, sta lì già da fastidio, già ma fa paura. Secondo voi Ibrahimovic è più rosso-nero o nero-azzurro? Lui ha vestito le maglie dell'Inter, di tutti, però ecco, come si identifica di più? È un mercenario, innanzitutto è un mercenario. Secondo però, me è più rosso-nero. Però anch'io anche credo che sia... i gesti che ha fatto nei confronti dell'Inter, anche quando era nell'Inter, nel mio non l'ha mai fatti. Il gesto che ha fatto contro i tifosi dell'Inter, quando giocava nell'Inter. Adesso non lo faccio il gesto, li ha fatti. Sì. E poi anche quando ha segnato l'altra volta nel derby ha esultato un confronto davanti ai tifosi dell'Inter, perciò dopo però quando hanno preso gli altri 4 gol ha esultato un po' di meno, era un po' imbufalito, sì. Di Ibrahimovic c'è da dire che è stato protagonista in questi giorni, è stato molto nel centro dell'attenzione per il rigore segnato alla Juventus, per la sua diatriba con Ronaldo, per il fatto anche che è un giocatore che gioca nella MLS, bravissimo Marco, esatto, quindi abbiamo bisogno del traduttore, cioè il campionato professionistico americano, è un giocatore di una squadra di Washington che si chiama Martins, ha detto che sono contentissimi che Oba? Non è Oba. Contentissimi che Ibra non è più negli Stati Uniti. Ibra però da solo dice che se fosse arrivato prima al Milan, Riccardo, avrebbe vinto lo scudetto. Ma secondo voi è credibile? Io ci credo. Vabbè, Ibra... certo, perché bisogna credere. No, perché Ibra ha sta potenza, lui quello che dice fa, gli riesce tutto. Lui quello che vuole ottiene. Perché è Dio. Sì, è come dire Ibra, così. È Dio. Così. L'unica cosa che va detta di Ibra è che non aveva mai vinto la Champions.
ogni anno che andava via dalla squadra che lasciava, la squadra che lasciava vinceva la Champions. Quindi lo sapevate già voi? No, non lo so. L'unica squadra che non ha vinto la Champions quando è andato via è stato il Milan. Poi sono ritornato, può darsi che il prossimo anno il Milan vinca la Champions, se ci arriva. Quando ci arriva? Se ci arriva, non si sa. Pronunciamo l'Inter. 13 punti. Se recuperano i famosi 14 punti non si sa mai. Ma non si sa, 21 punti. Finché c'è vita c'è speranza. Ma dicevamo di Ibrahimovic, però il nostro Claudio era in fasce quando Ibrahimovic era anche bianco-nero. Claudio, tu te lo ricorderai Ibrahimovic in bianco-nero? Dai video me lo ricordo, sì. Dai video. Eri troppo giovane. Ero un po' troppo ancora giovane, a quei sì. Tempi io ho assistito a scene nelle quali tuo padre ti gettava dal divano nel momento in cui segnavano i gol in nerazzurri. Ecco perché è diventato juventino in realtà. È una esatto, sorta è stato di... un trauma. Esatto, è stato un trauma talmente forte ed è diventato juventino. Capitolo allenatori, Riccardo, ma tu saresti, lo terresti questo Pioli oppure no? Beh, io sinceramente lo terrei a Pioli, perché per me è una brava persona e sta facendo giocare bene la squadra. Vabbè, una brava persona, adesso questo sì, sembra, no, detto così sembra quasi no, il vicino di casa. No, sì, vabbè, una brava ci vede che è una persona brava, dai, come onesta. Parla, come posata, dai, una bella persona. E con sto tedesco, non lo so, io ricambiare tutto un'altra volta, mi sembra sempre di iniziare da capo. Cinque anni che facciamo così, cambia allenatore, cambia. Ma Gattuso l'avresti tenuto? Gattuso l'avrei tenuto, sì. Sì. Gattuso mi piace perché proprio c'ha la forza lui di cattiveria, forza, ti dà grinta e mi piaceva. Ma poi è un puro. E poi milanista dentro lui. È un puro, Gattuso è un puro. Sì, sì. A me piace perché è un puro. Ma secondo me invece vedrete che il prossimo anno, se è vero come è vero Conte delusione, vedremo Gattuso all'Inter. Non credo. Adesso, esageriamo. No, stiamo esagerando, non credo. Purtroppo, adesso qualcuno me ne vorrà, però non credo Marco, però penso che rimarrà Conte. Sì. Ha già chiesto di fare degli ottimi investimenti, dei notevoli investimenti, per cui speriamo bene. Noi siamo sempre fiduciosi, come il discorso di prima. Noi l'Inter siamo, ci incazziamo, scusate, ci arrabbiamo come le bestie, però sì, sì, anche alla noi, fine così. Speri sempre. Ma... Non possiamo come la Juve che fa sempre un sacco di finali, dopo non so come vanno a finire, però fa sempre però un sacco fa. Di finali, le finali. Non è che uno chiede chi ha vinto, dice chi era in finale e c'era la Juve. Mi sembra che comunque siano scontenti anche gli juventini dell'allenatore che hanno. Sì, molto. Credo allora, che... noi abbiamo sentito la settimana scorsa, c'è chi difendeva o meno, sì. Sarri, sarrismo, però certo che qualcosa c'è da migliorare anche nella Juventus, perché sì. Adesso... La partita col Milan, Riccardo, 2-0 all'inizio ripresa, prendi 3 gol in 5 minuti, sembrava... Per noi ormai era perso dopo il 2-0, perché fare 4 gol a Juve sembrava impossibile. Però tutta la svolta del rigore è stato, quel rigore ci ha caricato, qualche errore della Juve c'è stato in difesa, noi ci abbiamo creduto. Ed è finita 4-2. È finita bene. Il discorso di Sarri, volevo dire una cosa. Come allenatore, se fosse arrivato un altro allenatore... esempio, tipo Guardiola, non è che arrivava e si metteva a sedere lì, diceva allora io voglio questo giocatore, questo, a te non ti voglio, questo lo mandi via. Invece Sarri è arrivato, non ha chiesto niente, si è messo a sedere lì, come per dire, io sono la squadra più forte d'Italia, mi metto qui, meglio di qui non trovo, sto qui buono, chi giocatore che c'ho, sto bene qui. Cioè per me questo è anche sì, un problema. Sì, però sentiamo i tifosi cosa dicono della Juve. Claudio. No, ovviamente bisogna dire appunto dal 2-0 a 4-2 è quasi inconcepibile che con Allegri non sarebbe probabilmente mai successo. Eccolo lì. Allora, eccolo lì. È successo con anche 2-0, sì, il gol è successo di Ronaldo, con la Fiorentina tanti anni fa. Con tanti Allegri. Anni fa, sì, però un episodio al Franchi. Anche con Real è successo. Con Real il rigore di Oliver. Sì, 4 gol parlava. Quindi è successo molte volte. In è successo un sacco di volte, Claudio. Beh, la Juve. C'è una panchina corta. No, volevo soffermarmi sulla coppia difensiva di Rugani e Bonucci, che diciamo non una delle migliori prestazioni. E, sul primo gol, vabbè, l'avete visto tutti, imbarazzante come difende Bonucci su Kessié, che entra come il burro, come il coltello nel burro praticamente. Mentre il secondo placcaggio di Rugani, l'abbiamo visto prima qui nei video, e con Bonucci fermo dietro e Leao che praticamente va in porta, un tiro defilato. Gol sul primo palo con deviazione, poi il terzo che ragazzi, il gol di Rebic con la palla in orizzontale a mezza altezza di Alessandro, che è una delle prime cose che alle scuole calcio ti dicono di assolutamente non fare,
Però, sembrava un grossinari quello. Diamo la colpa a questi tre mesi di Beh, però vi manca Lini, mi manca Lini, giusto? Ci manca? Lini. Chi è Lini? Mi manca sto giocatore. Mi manca sto giocatore qui che quando rientra si sente, dai, si sente. Sentirà a volo. Marco, volevi dire qualcosa, mi sembra? Sulla Juve? No, mi sono già pronunciato. Ti sei già pronunciato. Abbastanza. Hanno stravinto il campionato, che adesso veramente stiano attenti a battere il Lione. Hanno stravinto il campionato con l'Atalanta meno 9 che sabato andrà meno 6, quindi Sabato a meno 6. Mi piace sabato a meno 6. Bravo, conduttore, bravo, digli qualcosa. No, allora, sembra interista proprio. Un grande cuore nero. Con il Sassuolo mercoledì sera che ci rosicchierà. Lo Scansuolo. Lo Scansuolo che però lotta insieme a Dallas e Parma per il suo. A proposito di Scansuolo, Verona, Bologna. Inter, allora, Sassuolo, Verona, Bologna, due punti in tre partite. Dai, parla del Bologna. Parliamo del Bologna. No, Io non volevo parlare del Bologna. Vuoi parlare del Bologna? Voglio parlare di Mihajlovic. Voglio parlare di Mihajlovic che due giorni fa in televisione ha fatto la sua sortita dopo la sconfitta del Bologna contro il Sassuolo, però ha fatto la sua sortita contro chi, Marco? Contro i nostri squallidi imitatori. Contro i nostri squallidi imitatori della domenica sera, sì. Se l'è presa perché non hanno parlato dell'Inter, della Bologna, dopo che il Bologna è andato a vincere a San Siro, e quindi se l'è presa con quella trasmissione, con la moglie di quello piccolino, insomma è stato anche, ha veramente esagerato. Mihajlovic è stato un grande passato sia sì. Nerazzurro che rossonero. Sì. Secondo voi Mihajlovic ha fatto bene a fare questa uscita oppure no? Rino? Io credo di sì, in parte che abbia fatto bene perché... Comunque sia, per il Bologna è stato un grande successo, di conseguenza sono d'accordo con lui. A parte che a me Mihajlovic piace come persona, piace come Poreto, oltre a quello che ha avuto, piace come, anche come allenatore. Non so perché Milan non l'ha avuto... Piace, che Milan ha fatto... Anzi, ha tirato fuori Donnarumma, no? Donnarumma, tirato fuori... Ha avuto Romagnoli a tutti i costi dalla Sampdoria, infatti adesso è uno dei migliori difensori, ed è rimasto al Milan, Romagnoli, ha tirato fuori Donnarumma... 16 anni, 17 anni che nessuno, c'era Lopez quel periodo sì, in porta. Sì, sì. Purtroppo il Bologna... scoperto, per noi ha fatto bene. Cos'è questo purtroppo? No, purtroppo il Bologna è una squadra, non voglio dire di seconda fascia, però qualche bolognese mi salta addosso e mi mena anche, però insomma è meno importante, di conseguenza... Si parla dell'Inter. Hanno parlato più dell'Inter, dei disastri dell'Inter. Il Milan... può perdere tre partite, quattro partite, nessuno gli dice niente. Anche questo Riccardo è innegabile. Hai perfettamente ragione. L'Inter fa due punti in tre partite, è crisi profonda. Ma chi è che ha tifosi come voi? Solo noi. Ecco perché succede anche questo. Anche perché l'Inter ha partita per vincere Scudetto. Per dar fastidio. Anche voi per andare in Champions, adesso non me lo negare. Sì, giusto. Inter, quarta in classifica. Quarta in classifica, come Spalletti. Il buon Luciano, sai le sghignazzate che si fa. E anche quell'altro a Parigi, che deve affrontare l'Atalanta fra poco. Certo. Quanto rideranno? Allora, mi pare che il prossimo turno sarà un turno bello complicato, perché il Milan andiamo a giocare a Napoli. A Napoli contro Gattuso. Sì, è Napoli molto duro perché loro sono in forma, stanno giocando bene, adesso hanno perso con l'Atalanta, ma con l'Atalanta ci sta. Ci perdono tutti. Sono le vinte tutte loro fino adesso, perciò sarà molto duro a Napoli. Poi con l'ex Gattuso è più duro ancora. Esatto, poi mentre invece l'Inter mi sembra che giocherà a Torino, Marco? No, a Milano contro il Torino, Torino. Durissimo. Durissimo. Ma è tutto tutte e due. Allora, Rino, prima di iniziare il campionato, io e Antonio ci ritrovammo da Calle, che salutiamo perché sicuramente starà vedendo la partita. È vero. Io ero baldanzoso e gli ho detto, Calle, dai, siamo lì, 8 partite, facilissime, 24 punti. Immaginati la risposta di Calle, difficilissima. Ha detto sarà dura con la Sampdoria, poi c'è il Brescia che ci può mettere in difficoltà. Il Sassuolo, vediamo sicuro. Prima del Sassuolo. Cioè, l'ho detto, dai, Calle, Beda G. Hai fatto bene. Aveva ragione. Porca miseria. Aveva ragione. Non c'è niente da fare. Ma perché per l'Inter è sempre difficile? Se lo sapessi, avrei trovato il filo di Ariano. No, forse dandoti giù da quanto avete perso con la Juve, c'erano prima
Con la? Con la Juve, quando avete perso prima del Covid. La Juve, sì. Sarebbe, la Juve sarebbe? La squadra bianconera. La seconda squadra di Torino? Sì, la seconda squadra di Torino. Non riuscivo a collegare. Era 2-3 punti, era vicino prima, dai. No, 2-3 punti sì, no, due, tre però, punti no però... cioè, eravamo lì, dai. Abbiamo perso male a Torino. Vedo a Torino. Che anche voi comunque simpatizzate Juve. Io un bel po', guarda, adesso non so il punto. Sono sempre contento. Ecco, a parte come giochi. Io dico questo, una squadra che inizia con la J, no? Sì. Già faccio fatica a metterla in un campionato italiano. J, U, non so cosa vuol dire, non so, mi deve dire lui. Dal latino, no? Juventus. Dal latino, Juventus? Sì. Ah, sono ignorante. Però io sono abbastanza anti-juventino, direi. Abbastanza. Purtroppo, sì. Marco, dicevi che addirittura esisteva un club anti-juventino negli anni Ottanta, a Firenze, giusto? Mi stupisce che non te lo ricordi. Non tu che sei un cultore del calcio degli anni Ottanta, anche degli anni 70, questo ma non anche me lo degli ricordo. Anni 80. A Firenze, vi ricordate, dopo quegli episodi della Juve che criminale rubò lo scudetto alla Fiorentina, non nel mi ricordo 1982, che anno era, 82 di simile, sì. Prima dei mondiali, ci fu l'opinione pubblica fiorentina che scatenò e riunì tutta l'altra parte, il 50% dei sostenitori italiani che non tifavano Juve, creando questo anti-Juventus club con sede a Firenze. Forse mi iscrissi anch'io per un forse, grande Marco. Ha utilizzato il forse, ha utilizzato il forse. Perché poi mio padre era juventino. Quindi è una... Ma è appunto, è per quello, lo dicevamo prima con sono Claudio, questi no? Traumi infantili, esatto. Che si ripercuotono di generazione ma non in sono generazione. Solo i traumi, credo che sia anche proprio la rivalsa dei figli sui genitori, non posso essere come lui, queste cose qui, no? So. Cioè è molto probabile. Mio babbo era napoletano, quindi non te lo posso dire, tifava Napoli. Napoli. Mia mamma è interista però. Riccardo invece... Mia madre, tutti milanisti. Tutti milanisti, quindi generazione di milanisti. Tutti milanisti. Generazione di milanisti, sì, quindi sì, vi ricordate io, anche io, mio padre, adesso mio fratello, mio figlio, altro mio figlio, tutti milanisti. Riccardo mi sembra abbia un record, quando è partito hai visto Milano? Allora, delle finali le ho viste tutte del Milan, le otto finali. Di Champions? Sì, l'89, del 90. Anche quelle che avete perso. Sì, anche quelle. Sì. Marsiglia, Ajax 93, 94, 95, sì, 2003, 2005, 2007. Hai speso una cifra. Sì, ma la voglia di andare al Milan... Io ho visto circa 250 partite del Milan tra campionati. Scusa, partite forse ne ho viste anch'io. Tu quante finali hai visto di Champions? Io finali di Champions dal vivo. Dal vivo purtroppo dal vivo. Nessuna. Ah, purtroppo. Nessuna. Ecco. Non, quindi, non eri a Madrid. Allora, quindi non, abbiamo, io sono un ragazzo, sono giovane, ancora voglio. Quindi, in realtà abbiamo un 8-0 per il Milan in questo senso. Sì, è brutto detto così. No, è 8-0 la verità. 8-0, è 8-0. 8 finali viste dal vivo, 0 viste. Però l'ho vista l'ultima questa qui, della Champions, l'ho vista a Milano, proprio a Milano. Lì dopo siamo stati allo stadio. Non era a Madrid, però a Milano, che è stato bello. No, dopo siamo stati allo stadio, li abbiamo colti, no, ragazzi? Invece tu dove eri, Marco? Noi eravamo Santiago Bernabéu, insieme all'interista. Insieme lì. All'interista. Che ha esultato, abbiamo le foto che lui ha esultato. Sì, 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 travestito da juventino che esultava. Certo. Ed era il 2010. Ed era il 2010, sì. Sembra passata una vita, purtroppo lo è. Purtroppo lo, lo, è. È. Lo è. E per questo dico che abbiamo il dovere, adesso forse Rino magari dice, ma cosa vuoi, l'Europa League è una coppetta. È no, pieno no, di tifosi no, interisti no. Che snobbano l'Europa League questo e lo, anche questo mi fa imbufalire. Questo lo dice il nostro amico Paolo, dai, che è una coppetta, sì. Più che lo dice, è lui esatto, che lo sostiene. Sì, però tanto è juventino. Ecco, punto, esatto. E quindi non è un tifoso interista. Rino, vincere l'Europa League quest'anno... È tanta roba. Ma... Sì, sì, ma sempre roba. Vince, oh, sempre ma non importante. Alziamo una coppa dal 2011, ragazzi. È importante lasciamo perdere, è tanta roba, è tanta roba. Ma anche la coppa che si vince a Coppa Italia, è sempre qualcosa che vince. Voi avete vinto le supercoppe. No, sì. Avete no, vinto lo scudetto anche... nel 2012, hanno vinto la Supercoppa un paio d'anni fa contro la Juventus. Juve, sì, sì, sì. No, lo scudetto l'hanno vinto nel 2011, scusa, per onore di cronaca. Sì, l'anno dopo noi. No, esatto. L'anno dopo noi, 2010-2011. Esatto. No, poi la Supercoppa dopo. Sì, 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 no. Sì, sì. Allora, è cambiato il calcio nel frattempo. Per esempio, c'è questo VAR che assegna rigori in questa maniera così proprio che non li vede nessuno, non ci si rende conto. Rino, tu sei, come lo vedi il VAR? Tu allora, sei contento, ti piace, lo vorresti implementare? Io ecco. Lo vorrei implementare. E fondamentalmente sono contento perché c'era quella squadra che iniziava con la J, per esempio, che non prendeva mai rigori contro, adesso ogni tanto glieli danno, vedi l'ultima partita col Milan. No? Però a volte lo usano in maniera... Non sempre uguale. Sì, non, è un po' esagerato, a volte non... Però, no, ragazzi, poi a volte è proprio esagerato. Però permettetemi, scusate, vi interrompo, voi andate troppo d'accordo.
Siete tutti amici, tutti tranquilli. Beh, perché, no, vabbè, perché abbiamo cose in comune. Allora, guarda, ti devo dire questo. Loro sono la seconda squadra di Milano e va bene. Okay. Va bene, perché sono simpatici. Beh, lo dice lui, bravi ragazzi. Però io sono delle brave persone. Sono delle brave persone. Ecco. Come Pioli. Parlava lui di Pioli. Che poi Pioli, fra l'altro, io che sapevo io, è simpatizzante interista. Tra Padre Pioli è interista, simpatizzante interista. Per quella brava persona. Juventino, adesso tutti a seconda di dove ci Però io personalmente faccio fatica a arrabbiarmi. Loro prete hanno avuto anche l'onta della B, insomma, no, vinto no, Rino, però tu hai la memoria corta. Tu ricordati quando con la prima era Berlusconi, quando avevano i tre tulipani magici, è vero. Ma quanti magoni hai tirato giù? È vero, purtroppo sì, erano forti. Erano fortissimi. Arrivammo solo quell'anno con Bagnoli ad essere lì, quel derby che vincevamo fino all'86esimo, poi hanno pareggiato e da lì finisce anche con Bagnoli. Beh, noi per periodo abbiamo fatto anche il periodo di vittorie, abbiamo ancora il record di vittorie consecutive, cioè senza sconfitte. Non no, si vittorie. Sopportavano Scusa. Più. Non si senza sconfitte, 58 partite utili consecutive, per me, ancora il record. Nel 2007 l'Inter vince lo Scudetto, il Milan vince la Coppa dei Campioni, uno a caso, di cui non facciamo nome e cognome, diciamo che si esibisce con un certo gusto sulla vittoria dell'Inter in campionato. Ma magari rispetto ripreso, a quella della no. Coppa dei Campioni. No. Lo conosci? Sai a chi ci stiamo riferendo? Penso a Ambrosini. Ecco, era di peso. Esatto. Era Ambrosini che insomma, ricordo, sì. Aveva proprio segnalato la differenza fra le due vittorie. No? Sì, quindi, insomma. Gliele abbiamo restituite tutte nel 2010 però. Tutto in un anno, voi avete fatto tutto in un anno. Materazzi gli comunque ti volevo dire scusa, il discorso del triplete, però quanto il Milan, quel periodo di Xacchi e Capello, che il Milan vinceva, di sto triplete non si parlava, cioè è uscito fuori con l'Inter, prima non c'era, non esisteva. Non l'avete mai vinto. Non si parlava manco prima, nel senso che... Non esisteva, ecco, bravo. Se lo sono inventati loro. Bravo, ecco, non esisteva. Quando ha vinto l'Inter l'hanno fatto... A parte che è stato un penta quell'anno, ricordiamo, sì, la manita fu. Ve lo siete inventati, il triplete, sì, la Coppa Italia non contava niente fino a quell'anno. Sì, sì, quello volevo dire. Inter e Milan sono pappa e ciccia, due facce della stessa medaglia, stesso stadio. Avevate anche l'opportunità di fare gli stadi diversi, avete preferito stare lì. Quindi ci deve essere qualcosa, insomma. Eppure io sono sicuro che loro sono più legati alla Juve che a noi. Legati? Ma no. Tu sì, che hai qualche Marotta modo, sì. Tu che hai Marotta dici questo? Non lo so. Marcello Conte e Antonio Lippi in questo momento è dura. Allora, io ho capito il discorso di Rino. Rino ricostruisce il passato. Bravo, quando bravo il Marco, Milan bravo qualche... dubbietto, qualche rigorino ogni partita se lo portava a casa, io me lo ricordo bene. L'era di Silvio. L'era di diciamo tra Capello prima di Ancelotti, okay. Prima di Ancelotti. E poi Rino, adesso non mi dire che non hai detestato il Milan quella sera dello 06. Non mi dire che non hai detestato il Milan il ritorno della semifinale di Champions League col gol di Obama. Io c'ero anch'io sotto la curva, c'ero anch'io, ero già andato via. Ma poi torna, segna Martins. Sì, mi ricordo la parata alla fine. Sì. Chi era? Dida. Abbiati. Su Callon e su Cordoba. Ma noi eravamo lì, io mi sono... Non mi dire che non hai odiato il Milan. Ma Calloni e al deflusso i milanisti che ci prendevano in anche giro. Perché dopo hanno vinto con la seconda squadra di Torino. Ragazzi, sì, state facendo confusione. Sì, no, Calloni giocava nel Milan negli anni 80. Callon. Mitico Callon. L'anno in cui cominciamo il campionato con Callon e Ventola. Sì, esatto, è un infortunio. Però possiamo sempre dire... No, allora, però, anche qui ne esce un parallelismo. Cioè, il Milan... Il Milan sta al Real Madrid come l'Inter sta all'Atletico Madrid. No, vi spiego perché la mia provocazione è forte. Allora, due volte in Coppa dei Campioni si incontrano Inter e Milan durante quarti di finale e semifinali. Due volte l'Inter ha l'opportunità di sfatare, di qualificarsi al posto del Milan, così come l'Atletico Madrid fa due finali di Coppa dei Campioni con Real Madrid e le perde. L'Atletico Madrid c'ha zero coppe in bacheca, l'Inter ne ha tre. Bravo Marco. No, allora, l'Atletico Madrid c'ha qualche Europa League, dai. C'ha qualche Europa League. Ma che non c'ha tre coppe UEFA, anche l'Inter. Però la soddisfazione nostra, la mia, che quell'anno di 2003, quando abbiamo eliminato l'Inter, è vinto con la Juve. Ai semifinali, ai quarti. Semifinali. Eh.
ai quarti l'anno dopo. Sì, sì. Ha vinto il trofeo con la Juve. Per noi, per un tifoso, è il massimo. Eliminare l'Inter, vincere con la Juve, più di tanto, non puoi avere. Una cosa che voi non potete avere mai. Cioè, il tetto, tocchi il tetto. Non puoi avere mai. Perché? È difficile che gli succeda una cosa del genere. Allora, ti spiego io. Non abbiamo raggiunto il massimo calcisticamente della goduria. Può succedere anche a noi. Aspetta, Marco ha chiesto però per il momento. Marco ha chiesto perché, glielo spiego io. Marco, parlami del tabellone della Champions League che è stato estratto questa mattina. Juventus deve passare contro il Lione, sarà una passeggiata nonostante quello che dicono. Io non lo vedo l'Inter lì. Non gioca il Lione. Sta a sentire, c'è l'Inter lì? No, fa vedere. No, ecco perché. Ecco perché. Sono sicuri, no? Ecco, continua col tabellone, Marco. La deve affrontare la vincente tra City e Real, quindi molto probabilmente la squadra di Guardiola. Atalanta-PSG è già deciso. Passeggiata di Gasperini. Certo. Okay. Poi, visto che il PSG... è sei mesi che non gioca, e come c'è il Lione. C'è Mauro Icardi, quindi tifiamo per l'Atalanta, anche se io Gasparini non lo sopporto. Gasperini, addirittura Gasparini è diventato allora, Gasparini. Non me ne vogliano i tifosi della Vispesaro, perché lo amano tutti, esatto. Giustamente per il grandissimo passato biancorosso, ma io... quei danni che ha fatto, quel fenomeno, perché adesso è un fenomeno, tocca ammetterlo, quei danni che ha fatto nel 2011, in quelle prime cinque giornate, quando facemmo un punto in cinque partite ed eravamo in zona retrocessione per la prima volta nella nostra gloriosissima storia, dal 1908 un tifoso interista non se lo può dimenticare. È come l'Inter di adesso, è in zona retrocessione nel post-Covid. Ma che zona retrocessione? No, non è così? No, non è così. Andiamo avanti col tabellone, dai. Andiamo avanti col tabellone, vai. Allora, Claudio, il Napoli contro chi gioca? Il Napoli contro il Barcellona. Esatto, poi dopo insomma nel tabellone... Parte dall'1-1 in seguito al gol di Griezmann che pareggia Mertens all'andata. Esatto, e nel tabellone è con... è contro Bayern o Chelsea, ma probabilmente Bayern in virtù dell'andata. Bayern tosto, Bayern mi sembra abbia vinto 3-0 a Stamford Bridge, quindi. E invece l'ultimo accoppiamento di cui abbiamo parlato, la Juventus, è con Lione, se passerà, e giocherà contro il City? Contro il City. Molto probabilmente, se il Real non passerà. E poi c'è la seconda squadra di Madrid contro il Lipsia. Esatto. Rasenball Leipzig. E invece la seconda squadra di Milano in Europa League? La seconda squadra di Milano, Milano sì. In Europa League, cioè no, l'Inter. No, il Milan non c'è. Sta il tranno, sì, dai, ce la fanno. Ce la fanno in Europa. Poi prendono un vinto. È automatico. Mi sa che è automatico, dove andare, vero? Sì, il Napoli vende vinto la Coppa Italia. Il Napoli è automatico. Il Napoli ha vinto. Sì, ma no, attenzione. Il Napoli ci va, però il posto in più si apre solo se il Napoli... Ma voi la sapete la combinazione per la quale l'Inter potrebbe essere esclusa dalla Champions League? Dilla, vero, questa è una bella cosa. No, non dirò. Allora, il Napoli vince la Champions League e va automaticamente in Champions come squadra detentrice. Ok. La Roma vince l'Europa League. Va in Champions. Sono cinque squadre. L'Italia, qualsiasi nazione non può avere più di 5 squadre in Europa League, decade automaticamente la quarta. Beh, arriva anche quinta, non sia mai. È uno scenario terrificante. No, ecco, dai Marco. Allora, Marco, sì, dai, Marco. Stiamo chiudendo, chiudiamo la trasmissione, Marco. Quindi ecco cosa sono i tifosi interisti. No. avete visto tutti di cosa sono capaci. Invece, guarda, ti faccio vedere una cosa. Bene, Rino. Questo allora, qui. Io intanto ci tenevo anche a ringraziare Alberto che è dietro le telecamere, anche lui è un grande tifoso interista che ha sofferto per 45 minuti. Ecco, guardalo. Questo qui è un omaggio. Grazie. No, allora, diciamo che per me era meglio. Che non la voglio. Lui non la vuole. Lui la vuole. No. Allora, per me era meglio una L più che una XL. Guarda, la XL la diamo agli interisti. Che più grosso. Loro vogliono esagerare. Quindi. Il cameraman è interista, tutti interisti. Sì. Interista. Tutti interisti siete. È uguale. Allora io la L che sono più piccolo. Grazie. Noi davvero ringraziamo. Prego. Occhio al microfono. Porca miseria, scusa. Ringraziamo, vedi l'Interclub. Ringraziamo veramente la generosità dell'Interclub. No, a parte tutto, ringraziamo i due nostri amici per la loro simpatia, perché poi hanno dimostrato una
al di là proprio di tutto, una sportività, il gusto di esserci, quindi davvero complimenti, perché questo è lo spirito della nostra trasmissione, lo, il nostro spirito è questo. Come diceva Marcello Leonardi, pensavo Marcello Lippi. No, Marcello Leonardi, quello del Milan Club, che adesso purtroppo non c'è più, diceva sempre che allo stadio si va per tifare, però mettiamoci in testa che si fa per far festa. Verissimo. Allora, bella la conclusione. Mi commuove perché con Marcello ho avuto un rapporto meraviglioso. Rino, Marcello Leonardi è stato il Milan, è stato il rossonero esemplare a Pesaro. Ha portato lui, ha creato lui. Verissimo. Quante trasferte avrà fatto? Quindi, Riccardo, sono contentissimo di questo ricordo e io gli tributo un applauso in memoria, perché è stato veramente un grandissimo personaggio. Benissimo, noi direi di avviarci alla conclusione della puntata. Vi rimandiamo al terzo appuntamento di Rossino Diretto. Annuncia chi ci sarà. Venerdì prossimo sarà una puntata infuocata, perché avremo in studio rappresentanti di Roma e Lazio. Quindi sarà dura. Marco, tenteremo anche di invitare qualche radio romana? Ah, ci possiamo provare, perché provare. Perché hai potrebbe ragione. Essere simpatico, sì, invitare anche qualche radio romana e far partecipare a questo dibattito. Sì, visto che hanno il terrore di ste radio romane, qualsiasi giocatore che sta lì ha il terrore. Addirittura ho sentito dire Capello, il male di Roma Capello, sono le radio romane. Ci sono quattro radio, mi sembra, tutti i giorni. Capello, due giallorosse e due biancazzurre, esatto. Un saluto a Claudio, un saluto a Marco. Un saluto a Riccardo, un saluto a Rino, un saluto a Alberto. Antonio vi saluta, ci vediamo venerdì prossimo su Rossini TV. Ciao a tutti, buona settimana. Grazie.